Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua, tornati in questo nuovo video. Finalmente siamo tornati di nuovo sul viaggio di Alex Hunter. Abbiamo fatto l'ultimo episodio che abbiamo vinto la prima partita di campionato e adesso ci sarà un bellissimo taglio. Zac. Ok, allora vediamo un po' adesso, andando avanti, se mi continua o mi fa vedere ancora cose vecchie nello scorso video. Proviamo a fare avanti. Io no, ok, è partito, ha fatto solo vedere il video precedente, quindi andiamo in allenamento e direi che anche questo forse potrei anche tagliare gli allenamenti che sono un po', diciamo, noiosi, dai. Ok ragazzi, nuovo video finalmente, ho tagliato i due allenamenti, adesso vediamo cosa dice prima della chiusura del mercato del 31 agosto. Attenzione. Alex, sei sicuro di volerlo fare? Se rimarrai qui continuerai a migliorare, così fra qualche anno... Ma il suo è tra i nomi più caldi della Premier League. Sì, lo so, ma... Se è per il tuo attuale contratto, Michael e io ne abbiamo parlato. Non è una questione di soldi. Appunto. Non c'entrano i soldi, raga. C'è il Real Madrid che ci vuole. Suggerisco di vedere non come si può non andare. Cosa. Ma se tu vuoi veramente andartene via, Alex, dovrai fare la richiesta di trasferimento. Se è questo, vediamo così, raga. Se è ciò che vuole. È così che funziona, Alex. Buona, raga, dai, proviamoci. Cioè, nel senso, Reale, Real, raga, bisogna andare assolutamente. Non possiamo dire di no a Real Madrid. Diciamo che non è ancora nulla di certo. Non è ancora nulla di certo. No? No. Ma hai già inoltrato la richiesta di trasferimento. Oh, madonna, è vero! Mi ero dimenticato, raga. Va bene, i titolari nel tunnel, le riserve in panchina. Andiamo. Andiamo. Lo sanno tutti su internet. I tifosi lo sanno. Oh, oh. Congratulazioni, mon amico. Attenzione, raga. Mi ero dimenticato che c'era la cosa del trasferimento. Devo rispondere direi in maniera diversa. Però dai, a noi non importa, noi faremo comunque bene finché saremo qui nella nostra squadra, nella nostra prima squadra che ha creduto in noi, nel nostro West Ham. Poi se bisognerà andare via, raga, vabbè, Real Madrid è Real Madrid, raga, è tutta un'altra storia. Intanto vediamo di vincere questa partita, come sempre dobbiamo assolutamente vincere, anche perché c'è l'obiettivo. Bella palla questa, bellissima palla, forse c'è Hunter in mezzo. Dicevo, come dice l'obiettivo, dobbiamo fare almeno 6 punti nelle prime, mi sa nelle prime 3 gare di campionato. Sto campo intanto mi dà fastidissimo con sto sole e poi ombra. Eccoci. Ma guarda te, non ha tirato. Perché non ha tirato subito? No, ci siamo mangiati un gol assurdo, raga. Potevo tirare di prima, ho fatto il piazzato. Avessi tirato di prima, forse tirava subito di prima intenzione. Intanto Pardo, raga, sta dicendo di Hunter, sta dicendo a Nava se le voci sono vere di questo trasferimento al Blancos. Ma vedremo, raga, vedremo. È tutto da scoprire. Male, male, raga, male, male, 5.8 come valutazione e... bruttissima. Madonna mia, ma cosa sta facendo? Ti ha addormentato il difensore là. Cioè, se prendevamo gol era un casino. Tira di qua, bra. Cosa fa? Ma perché non l'ha presa? Dalla ora! Carica il sinistro! No! È buona! No! Porca miseria! Porco Giuda, che palo ho preso! Che bel tiro che avevo fatto! Ok, raga, siamo nel secondo tempo, siamo ancora 0-0. E abbiamo 5.8 di valutazione. Una cosa mai vista. E una cosa inaccettabile. Potrebbe darsi anche che ci cambi l'allenatore, eh? Oddio. Esci portiere, mamma mia, ragazzi. Aiuto. Ma devo assolutamente segnare. A rischio sostituzione è uscito, raga, infatti. Lo so, l'ho detto già in anticipo io. Che siamo a rischio sostituzione. Se non assegniamo assolutamente almeno un gol. Attenzione, raga, che... ogni volta che si ferma il gioco siamo a rischio sostituzione. Giocala così. Eccolo qui, ragazzi. Eccolo qui. A rischio sostituzione Alex Hunter la mette. Andiamo a 7.7 come valutazione. Eccolo qua. Per i tifosi lo stesso, raga. No.
Ma ho appena segnato 7.7. Non è più in campo. Come preferisci finire la partita? Riprendi. Ma non posso giocare? Ah, non fa più giocare, raga. Ma di solito non faceva comunque gestire la squadra lo stesso. Ti faceva giocare lo stesso anche se non c'era Hunter. Non mi ricordo questa cosa, raga. Cioè, adesso stiamo praticamente guardando la partita dalla panchina. Per fortuna che siamo alla... Guarda. Ecco. Porco Giuda, ragazzi, dai. Cioè, se... Ma dai. Abbiamo preso il gol. Non ci credo. E se rimanevo in campo, ovviamente, questo gol non lo prendavamo. Ma sicuro, 100%. Finita, raga, eccoci qua. In panchina eravamo, 1-1. Quindi il nostro obiettivo ormai se n'è andato alle cozze. Ok, raga, nuovo filmato. 1-1, partito, ovviamente. Vediamo un po' cosa dice. Buongiorno, tesoro. Hai dormito? Grazie. Mi ha fatto piacere che siate rimasti ieri sera. Avevo bisogno di compagnia. Ma certo. Per te ci siamo sempre. Vai, nonno. Chi è a quest'ora? Non l'avete ancora visto? Mike. Visto cosa? Cos'è? Questa mattina sono indiscrezioni e immagini di Hunter con indosso la maglia del Real Madrid. Ma questo non è assolutamente vero. No, appunto. Sono cose normali, fa tutto parte del teatrino del trasferimento. Normali? A me sembra che stiamo perdendo il controllo. Ancora nessuno. Raga, qua mi sa che succede un casino. I grandi club chiudono i trasferimenti all'ultimo secondo. Ho un incontro stanotte. Dovremmo concludere tutto entro mattina. Fidatevi, ok? Già, vorrei sapere se i suoi interessi sono davvero al primo posto. Andiamo, nonno, ancora questa storia. Insomma, Michael ci ha mai deluso? Aia, qua non ce la racconta giusta, eh? Non ce la racconta per nulla giusta, ragazzi. Ok, andiamo avanti, raga. Ci sono ancora l'allenamento, quindi saltiamo questo allenamento qua, raga. Questa storia qui del Real Madrid, mi sa che Michael lì ci sta succedendo qualcosa di strano. Mi sa che il nonno ci ha visto bene, eh. Andiamo avanti, raga. Ok, abbiamo l'altra partita di campionato. West Ham contro Manchester City. Attenzione spogliatoio. Attenzione. Ci guarda male Arnautovic. Perché hanno visto le immagini con la maglia del Real, ma non è assolutamente vero. Prenditi una pettorina, ragazzo. Vado in panchina. Per il mister non sei abbastanza concentrato per scendere in campo. In panca, raga. Beh, io sono d'accordo con lui. Invece sono concentrato, mi creda. Personalmente spero tu rimanga. Attenzione, ma non sono assolutamente vere quelle immagini. Madonna, raga, i fischi per noi, ci fischiano tutti. Attenzione, brutta questa situazione, ragazzi, molto brutta. Sì, siamo in panchina. Gol, perdiamo già 1-0, ragazzi. Tanto qua fa vedere tutto lo stadio. Però non belle di brutto queste immagini così, veramente molto belle. Attenzione che prendiamo anche il 2-0. Lasciami in panchina, dai. Adesso magari mi fa anche entrare. Primo tempo 2-0 per il City, ragazzi, Vediamo adesso se magari mi fa entrare o non mi fa entrare proprio. E adesso guarda che andiamo a prendere anche il terzo gol. Eccolo qua. Bravo mister, bravo. Sì. Se hai notato qualcosa che manca Alex Hunter, forse, Ok, Hunter, tocca a te. È la tua occasione per riconquistarti. Ah, sì? 3-0. Cosa pensi che faccia? Non me ne andrò in questo modo. Non me ne andrò in questo modo. Dai, questo è lo spirito. Andiamo, Hunter. Vediamo se riusciamo a fare il miracolo, ragazzi. Dai, via la rimonta, segna un gol. Pareggi i conti, tieni almeno un pareggio. Niente, mi dà. No! Cosa ci siamo mangiati qua, madonna. Prova a prenderla tu di testa, Ante. Eccolo qui, Alex Hunter. 1-0, sì, 1-0. 3-1. 60esimo, raga, forse. Cioè, nel senso, volendo ce la si può anche fare, Però non è facile, dipende tutto. Abbiamo visto. Eccolo qua. Sì, così devo per forza passarla, raga. 3-2.
doppietta di Alex Hunter, mamma mia. Adesso vediamo cosa dice il mister, cosa dicono i tifosi, se fischiano ancora. Questi perché hanno visto tutte le immagini in TV con la maglietta del Real di Hunter, ma non sono vere, non sono assolutamente vere. Attenzione ragazzi, Hunter! Tripletta, mister tripletta, 10 come valutazione. Mamma mia, 3-0. Sì, 3-0 ancora, 3-3. Tripletta. Adesso vediamo se facciamo un altro miracolo. Già questo è un miracolo perché 3-0, 3-3, tanta roba. Ma adesso vediamo se riusciamo a fare anche un altro gol. Se lo faccio con Hunter, molto molto bene. Se lo faccio con un altro va bene lo stesso. Però l'importante è che riusciamo a portare i 3 punti. Tanto ormai la tripletta l'abbiamo fatta. Adesso lo faccio segnare anche ancora. Ancora raga, ancora. Ancora Hunter! Alex Hunter! 4-3, maddo! Adesso voglio vedere cosa esce fuori qua. Cioè, è stata più difficile la partita col Newcastle. All'ultimo avevamo segnato, poi vabbè, poi mi ha cambiato e loro hanno segnato. Però fino alla fine non sono riuscito a fare praticamente nulla. Invece questa, che doveva essere un po' più difficile, ci abbiamo recuperato di brutto anche. No, raga, che brutto! No! Porca miseria, 4 pari. 89esimo, madò. Devo andare subito in rete, raga. 5 di recupero, raga. Ok, buone. Dai, ma che fisico c'ha questo qui? Eccolo! Mamma mia, attenzione. Come ha fatto a sbagliare un gol del genere? No, non ci credo, raga. Era l'unica occasione questa. Era l'unica occasione. Cioè, davanti al portiere, come ha fatto a fare quel tiro lì? Io che l'ho piazzato, ho detto, piazzo, questo è gol facile. Non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Ma come fai a mangiarti gol del genere? L'ultima occasione. Cioè, avevamo vinto. Eccoci, raga. Attenzione, tunnel degli spogliatoi. Vediamo cosa succede, eh. Attenzione. Troppo bella però sta modalità di FIFA, raga, mamma mia. Ah, visto West Ham. Alex, partita, attenzione, incredibile. L'allenatore ti lascia in panchina fino all'ultimo minuto. Guardi la squadra andare sotto di 3 gol con un'espulsione. Ah, un'espulsione. I tifosi ti hanno fischiato quando sei entrato in campo. E poi in qualche modo dai il via a quella rimonta spettacolare. Come ti senti? Come mi sento? Felice, i tifosi che mi avevano fischiato. Volevo davvero ribaltare la testa per i tifosi. Sono felice di aver ottenuto un risultato positivo. Vabbè, dai. Sono felicissimo. Volevo davvero ribaltare la partita per i tifosi e credo di esserci riuscito. E oggi penso di avergli lasciato un bel ricordo di me. Dai, quindi è stata ragazzi, la tua ultima partita con questo club? Aspettiamo e vediamo, ma sono certo che la trattativa stia andando molto bene. Se succederà, sarà bello andar via dopo una partita così. Grazie per il tuo tempo. Grazie. Adesso voglio vedere però, raga, cosa succede. Ma secondo me succede qualcosa di... Nel senso che è tutto una cosa strana. Boh, raga, io voglio andare ancora avanti. Abbiamo... Cioè, sono esattamente 40 minuti che sto registrando il viaggio. Però voglio assolutamente vedere come va a finire sta storia del Real Madrid, raga. Voglio assolutamente. Però adesso gli allenamenti ovviamente li taglio, eh. Allora, allenamenti finiti. Piazziamoci sti 2 attributi. So che non possiamo fare niente. Proseguiamo ragazzi, vediamo un po' se ci fa un filmatino. Eccolo qua. Attenzione. Andrà in porto. Qui chi è? Michael. Eccolo qui, Michael Taylor, re del mercato. Dove devo firmare? Devi venire con me ora. Cosa? Aspetta. Ora. Madonna raga, qua succede qualcosa. Forza, datti una mossa! Dovevo prendere l'altra strada. Basta, Michael! Inizio a darmi su. Che sta succedendo? Ecco. Ci hanno fregati. La gente con cui stavo trattando è tutta una messa in scena. Muoviti! Aspetta. No, mi stai dicendo che il Real... Non mi ha mai voluto. Guy era uno di quei parassiti da 2 soldi a caccia di occasione. No. Sai, quelli che inventano gli affari tra giocatori e club, a Real Madrid non ne hanno mai saputo nulla. Michael! Avanti! Madonna, raga, non ci puoi credo. Dire dove stiamo andando? A salvare la tua carriera. Capite quanto questo episodio sia stato dannoso per il club?
Non potevamo pensare che l'offerta non fosse reale. Me ne rendo conto, ma non si può ignorare il fatto che Alex abbia chiesto di andarsene. Ma io sono ancora legato a questo club al 100%. Ho paura che l'allenatore non sia d'accordo, Alex. Abbiamo parlato poco fa. Non debba più far parte della prima squadra. Non debba più far parte della prima squadra. D'ora in poi dovrai allenarti con le giovanili. Ma veramente? Ma si è trascinato tutta la squadra la scorsa stagione. La decisione è definitiva. Ok, non preoccuparti. Abbiamo altre offerte sul piatto e 12 ore per lavorarci. Finché le squadre interessate a fare un'offerta non sono in Premier League o in una competizione europea, saremo felici di trattare. Ma non venderemo Alex a una rivale. Oh, madonna. Vorreste rinunciare a una fortuna simile? È il momento ideale per chi vende. E non abbiamo necessità di chiudere affari. A meno che non siano convenienti. Raga, che bordello, lo sapevo io. Lo sapevo, raga. Ok. Eccoci qua. Sì, ok. Sì, mi guarda, dispiace qua, che roba. Così poco preavviso. Ti richiamo io, va bene? D'accordo, ok. Sì, guarda lì. Abbiamo fino a mezzanotte. Ci dirà qualcosa. E adesso? 4 ore più tardi. Madonna, raga. Cos'è che vuole ancora questo? È arrabbiato Hunter. E vedi tu. Ci ho provato. Sei stato tu ad insistere. Sei tu che continuavi a dirci che sarebbe andato tutto bene. Diceva delle cose giuste senza mai tradirsi. Per colpa tua la mia carriera ora è a rischio. Così come la possibilità di essere convocato in nazionale. Ho commesso un errore. Forse mi sono lasciato trasportare. Forse più di un errore. Cosa hai detto? Guardati intorno, Alex. Quanti campioni vedi bussare alla mia porta? Un tempo il telefono squillava in continuazione e i migliori giocatori volevano me, ma ora è diverso. Per questo lavoro ormai mi considerano troppo vecchio. Le cose sono peggiorate con Garrett. Ho perso il controllo. Dovevo assolutamente riprenderlo. Voglio tornare quello di un tempo. No, no, raga. Mi dici questo dopo tutto quello che ho fatto? Fatti. Non è contato nulla per te. Hai giocato con la mia carriera solo per tornare sulla breccia. Non è andata così. E allora com'è andata? Devi credere. Picchialo, Alex, picchialo. Volevo il meglio per te. Scusa. Le tue scuse non mi troveranno un nuovo club. Resterà procuratore di Alex? Basta. Basta, raga, dai. È finito. Via. Andiamo, fuori. Alex. Parliamone, posso sistemare le Pensa cose. Pensa a te. Tutto sto bordello. Dai, vai fuori. Per quel che vale, sappi che è stato un onore rappresentarti. Ma porca miseria, raga. Dai, vai fuori, va. E adesso? Come si mette la situazione? Siamo in una bella situazione, eh? Porca miseria. Eccoci qua che chiama nostro padre. Oh, mamma mia, che situazione. Ad un passo sembrava dal Real Madrid per indossare quella bellissima maglia. Piccolo telefono, raga. Papà, ascolta, non è un buon momento. Ancora a caccia di un nuovo club? Ah, videochiamata. E di un nuovo agente. Ho licenziato Michael. Beh, credo se lo sia meritato. Direi. Già. Comunque ora è tardi. Non è mai troppo tardi, Alex. Papà, guarda, ora sono un po' incasinato, ti richiamo domani. Quello che devo dirti non può aspettare. 5 minuti, non chiedo altro. C'è qualcuno dai, che vorrebbe parlarti. Come va, Alex? Javier Gonzalez. Sono certo che ti ricordi di Zardes. Sappiamo che stai cercando un club. Guarda caso, a seguito di alcuni infortuni.
Abbiamo proprio bisogno di un altro attaccante MLS. Per raggiungere i playoff della MLS. Non so cosa ne pensi, ma a me sembra una grande... Pensa a te, raga, che cosa sta succedendo? Se ti interessa, si può fare. Ma ci serve una risposta adesso. Alex, è una buona occasione per te. Potresti far risplendere l'MLS. Non lo so, papà. È solo che tutte queste cose succedono troppo in fretta. Sì, in effetti. Hai la possibilità di ricominciare da capo. Allora, Alex, cosa vuoi fare? Allenarti coi ragazzini? O unirti agli LA Galaxy e ricordare al mondo quanto sei in gamba? Dai, andiamo, raga, andiamo nell'MLS. Eccoci qua, di nuovo in pista. Ah, abbiamo anche finito il capitolo 2. Perfetto, perfetto. Segna un gol, ok. Abbiamo fatto 10.000 valori di mercato. Vabbè, appunto, vedi, 6 punti nelle prime 3 partite. Si poteva benissimo fare se non mi avesse cambiato contro il Newcastle. E andiamo a ritirarci il nostro bellissimo premio. Direi che questo video può finire qui, raga. Abbiamo finito il capitolo 2. Molto bene. Quanti sono? Sono 3, 4, 5. Ah, sono 6 capitoli, quindi ce ne mancano 2. Ci mancano ancora 4 capitoli, se non sbaglio. Sì, ok. Quindi, ragazzi, è successo di tutto nel prossimo video. Quindi dovremmo iniziare una nuova storia, diciamo, nell'MLS. Perché, ovviamente, allenarci in primavera, il nostro Alex Hunter non può farlo. Quindi, ragazzi, questo video finisce qua. Sono 50 minuti di registrazione e io dovrei editarli. Quasi quasi carico 50 minuti così, come se fosse stato una live, non lo so. Raga, mi raccomando, ci vediamo al prossimo video per una nuova partita.